di 10 ottobre, buongiorno da Gabriele Silvestri dalla redazione benvenuti al consueto appuntamento con la rassegna stampa odierna, tutte le notizie principali dai portali di informazione via web ed iniziamo subito con la notizia in primo piano che troviamo sui principali siti, danza.it dove ovviamente grande risalto viene dato al... ok infatti avevo visto che Vabbè, lo rifacciamo. di 10 ottobre, buongiorno da Gabriele Silvestri, dalla redazione, benvenuti al consueto appuntamento con la rassegna stampa per leggere e commentare insieme tutte le notizie di quest'oggi dai portali di informazione via web che oggi aprono quasi tutti ponendo in primo piano il dibattito negli Stati Uniti, il secondo dibattito per la eh, presidenza eh, degli Stati Uniti fra Trump e Clinton, andiamo a vedere eh, su Ansa.it, come è andato questo confronto? Trump sopravvive al uh, duello in uh, tv e dice: Con me, Clinton in galera. È una dichiarazione molto forte. Andiamo ad approfondirla. Poteva essere il suo capolinea dopo lo scandalo del video sceno contro le donne che gli ha messo contro il partito, invece Donald Trump, come un gatto dalle sette vite, sopravvive nonostante le enormi pressioni anche al secondo duello televisivo con Hillary Clinton e quindi resta in corsa per la Casa Bianca, anche se la raffica dei recenti scandali sembra aver compromesso le sue possibilità di rimonta. La candidata democratica supera agevolmente la prova, dribblando le trappole del rivale contro le infedeltà del marito, ma eh, non assesta il possibile colpo del KO, forse per evitare un terreno minato anche per lei. Secondo il primo sondaggio a caldo della CNN, Hillary ha vinto nettamente con un 57% eh, rispetto al eh, 34 di eh, Trump, ma eh, Trump ha superato comunque le aspettative, È dibattito Durato 90 minuti eh, resta privo di colpi di scena memorabili e offre meno scintille di quello che si poteva attendere. I due si affrontano a muso duro sin dall'inizio senza neppure stringersi la mano e non rinunciando a qualche colpo basso. Il primo lo sfera il TICON giocando d'anticipo con una breve apparizione. A sorpresa poco prima del duello, insieme a quattro donne, tre ex accusatrici di Bill: si tratta di Paula Jones, Watling Wiley e Juanita Broderick, ed una Katie Shelton che rimprovera ad Hillary di aver difeso quando era avvocato il suo stupratore. Poi le porta. Anche al dibattito le fa sedere a poca distanza da Bill. Sono gli spettri del passato De Clinton che il magnate vuole contrapporre ai suoi quelli del video sessista del 2005. In modo da partire ad armi pari in un dibattito che così si è annunciato esplosivo. Prima di attaccare, però, un Trump dal tono umile si difende per spazzar via il fango di quel video. E dice, non ne sono orgoglioso, me ne scuso con la mia famiglia e con il popolo americano, ma erano chiacchiere da spogliatoio. Ribadisce, giurando inoltre di non aver mai agito in quel modo, eh, parlando di aggressività verso le donne. A differenza di Bill Clinton, dice, non c'è mai stato nessuno nella storia della politica che abbia abusato così delle donne come Bill Clinton eh, ha incalzato. Hillary non ha bocca. E cita Michelle Obama, quando gli altri volano basso, dice la Clinton, noi voliamo alto, ma non rinuncia a commentare il video dello scandalo pur senza affrontare senza affondare il colpo, forse sperando nell'autocombustione di Trump. Il video dimostra esattamente chi è, cosa pensa delle donne e cosa fa alle donne. Queste le dichiarazioni della Clinton verso Trump dopo i primi 20 minuti si gira la pagina. Degli scandali sessuali si passa all'emailgate, Hillary ribadisce la linea dicendo ho sbagliato, mi sono scusata e non lo rifarei, Trump affonda, stai mentendo, di nuovo dovresti vergognarti. Quindi la minaccia la più pesante del dibattito, quella di mettere in prigione la sua oppositrice. E dice appunto, se fossi presidente nominerei un procuratore speciale per indagare l'uso del server eh, privato, eh, parlando del periodo in cui Clinton era segretario di Stato. E tu saresti in galera, Hillary. Replica, attaccandolo sulle tasse federali non pagate, ma lui è abile nel ribaltare le accuse. E dice, certo che l'ho fatto e così fanno gran parte dei tuoi donatori. Il Tycoon cerca di demonizzare la sua rivale dicendo... Se un diavolo ha il cuore pieno di odio, ma Hillary sembra più empatica con il pubblico, mentre lui si aggira nervoso sul palco come se stesse aspettando un bus. Poi, quando arrivano ai temi più politici, viene fuori la maggiore competenza della Clinton, soprattutto in politica estera, alla fine la stretta di mano c'è con un riconoscimento reciproco di Donald le rispetta i suoi figli devoti e capaci di Hillary, lui ammette che non molla mai è una combattente. Il terzo ed ultimo round ci sarà il 19 ottobre. E continuiamo la nostra rassegna con tutte le altre notizie di quest'oggi. Ci occupiamo adesso di questioni italiane. Renzi parla di Bersani e dice la riforma l'ha votata per tre volte. L'ira eh, delle opposizioni per la presenza in TV. Il premier ospite di Massimo Giletti, parlando della riforma, ha sottolineato questo è un inizio. Un botta e risposta tra il premier Matteo Renzi e l'ex. Segretario Dem Pierluigi Bersani che dalle pagine del Corriere ha fatto sapere che la posizione della minoranza eh, PD resta eh, sul no al referendum sulle riforme. Renzi, ospite dell'Arena di Massimo Giletti, ha sottolineato eh, di rispettare le posizioni di tutti ma ha anche evidenziato che Bersani ha votato per tre volte la riforma. Ed ancora, questa riforma, ha detto Renzi, non l'ho scritta io da solo a Regnano sull'Arno. È stata due anni e quattro giorni in Parlamento. Bersani l'ha votata tre volte. Se cambia idea per il referendum, ognuno si farà la sua opinione. Il tutto alla vigilia della riunione della direzione DEM, nella quale l'ex segretario dovrebbe annunciare il suo no al referendum. Durante la trasmissione, Renzi è anche distinto. Chi fa politica per cambiare il paese, chi solo per attaccare gli altri. E poi ha aggiunto, quando uno vota per antipatia, è un elemento che dimostra una scarsa visione del paese. Il Premier, parlando della riforma, poi sottolinea che questo è l'inizio di un percorso riformatore. Dal primo giorno andai al Senato per dire che non sono qui a vivacchiare, tutti. Applaudirono Napolitano sull'esigenza delle riforme. Ora finalmente, dopo 30 anni, qualcuno ha fatto la riforma teorizzata da molti e votano i cittadini. Così Matteo Renzi eh, sostiene che una persona che guarda l'arena chiede meno costi, più concretezza e maggiore semplificazione. Molti, ha detto ancora, fanno scenari foschi. Io semplicemente dico che se vince il no. Non cambia niente, non dico che arriverà la peste, continueremo con gli stessi numeri e gli stessi costi. Berlusconi ha votato questa riforma in prima lettura, poi si è rotta quando abbiamo eletto Mattarella, ha detto Renzi. È una posizione che rispetto, ma non capisco, secondo me, un sacco di gente di destra non starà dietro ai giochini politici. Alla fine, votando su, questo, su un quesito chiaro, gli italiani saranno più attenti a far risparmiare lo Stato, alle discussioni di Renzi, Berlusconi, D'Alema e Grillo. Noi passiamo, siamo provvisori, le istituzioni invece restano. Dura la reazione del centrodestra per la partecipazione televisiva del Premier. Alla Presidente Rai, Monica Maggioni, chiediamo con quale modalità è stato deciso l'invito di oggi al Presidente del Consiglio Matteo Renzi all'Arena di Giletti su Rai 1. Come si svolgerà l'intervista? Ci sarà contraddittorio, quali temi saranno affrontati, lo ha scritto su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Sappiamo che martedì sera il Premier sarà ospite anche a Politics su Rai 3, non ci sembra che queste prime avvisaglie siano positive, chiediamo rispetto anche del fronte del No e chiediamo gli stessi spazi riservati ehm, al in solitaria al Presidente del Consiglio che siano concessi anche agli esponenti del No alla schiforma Renzi Boschi con un gioco di parole. L'ennesimo monologo di Renzi, il bugiardo su Rai 1 all'Arena, è disperato e prende gli italiani per scemi. Questo invece è il post su Facebook del Segretario della Lega Nord Matteo Salvini che lancia l'hashtag eh, Rai Renzi mi fa schifo. Anche per questo conclude io voto no. E questo era il punto per quanto riguarda la eh, corsa al referendum del 4 dicembre, referendum costituzionale. Torneremo presto con tutte le altre notizie di oggi. Adesso un piccolo break per noi. A dopo.